Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo video spiego ai principianti come effettuare la ricostruzione unghie con Acrygel, utilizzando un metodo molto facile adatto anche a chi non è esperto. Vi do inoltre i miei consigli su come farlo in modo più sicuro e su come utilizzare al meglio i prodotti. Ecco le mie unghie, sono già pronti questi quattro e vi faccio vedere tutto sul mio pollice. Adesso servirà o bastoncino o spingicuticola, le forbicine per il taglio e fresa ovviamente con la punta candela. Chi non ha la fresa e non vuole fare un taglio alla cuticola, in avanti vi spiego come dovete fare. Prima di tutto dobbiamo spingere la cuticola in qualsiasi caso. Con la parte piatta facciamo la pressione sulla cuticola. Guardate come posiziono il bastoncino un pochettino in su. Non dovete fare la pressione sull'unghia e posizionare il bastoncino in questo modo. Dall'altra parte vi faccio vedere come fare con spinge cuticola, punta concava. Diciamo che non cambia tanto, facciamo più o meno nello stesso modo. Per capire se la cuticola è staccata dovete passare con un bastoncino o punta scalpello sotto la cuticola senza ostacoli. Per chi vuole fare la pulizia delle unghie senza fresa in questo modo con spinge cuticola dovete vedere questo video che vi lascio qua sopra, dove spiego molto molto bene ogni passaggio e come dovete fare. Invece qua uso la fresa, la apro direzione reverse a 12-15.000 giri. Guardate come trovo appoggio sia i pollici sia quando faccio altre unghie. Vado dal centro a destra. Anche su questo argomento ho un video sul mio canale dove spiego benissimo, molto dettagliato, ogni cosa, come posizionare la punta, quindi minimo dettaglio, come si fa, guardatelo attentamente, che qua vado un po' più così, più veloce. Adesso vi solo spiego perché dobbiamo effettuare questa pulizia, che possiamo fare sia con fresa che senza, perché la cuticola non cresce solo come vediamo la pelle, ma cresce anche sull'unghia, specie di una pellicola trasparente, e questa che dobbiamo eliminare, perché se la lasciamo crea sollevamenti dopo che abbiamo messo i prodotti sopra questa pellicola e i prodotti non si aggrappano bene alle unghie. Quindi alziamo la cuticola, quella visiva, e poi o con spinge cuticola remover o con la fresa eliminiamola. Non c'è niente di male di eliminarla perché la pelle è morta. Giustamente serve essere un po' attenti e delicati. Allora, mentre vi parlavo ho cambiato la direzione della fresa a forward per lavorare a sinistra. È importante non cambiare mai la direzione quando è accesa. Quindi spegnetela, cambiate la direzione e accendetela di nuovo, se no bruciate il motore. Vado al taglio, vi ripeto, è sempre opzionale, potete lasciare così e proseguire senza taglio perché non influisce a niente, solo la questione estetica. Per ammorbidire la pelle spruzzo d'acqua, asciugo un po' con la carta e faccio il taglio. Guardate come tengo le forbici. Troviamo sempre appoggio per tutte e due le mani. E metto la punta sotto la cuticola e faccio taglio. Lavoriamo solo con la punta e facciamo piccoli tagli girando la mano come gira la cuticola. Guardate, quando la cuticola è umida si vede quella pelle giallastra semitrasparente che dobbiamo tagliare. Per farla perfetta deve essere una striscia unica.
acqua adesso, l'unghia è pronta. Tolgo qualche polverina. La lima. Dico la verità, uso 180, ma bisogna usare quella di 240, grana 240 sulle unghie naturali, quindi prendete questa grana. Dobbiamo opacizzare unghia, solo togliere quel lucido superficiale che abbiamo per aiutare i prodotti a aggrapparsi meglio. Vedete come passo ai posti poco raggiungibili. Quindi quando vedete l'unghia opaca, stop, basta, non esagerate. Aggiusto il bordo libero, meglio se avete un po' lungo, qualche millimetro basterà. Per pulire le unghie della polvere potete lavarle o passare con una salvietta umida. Prima cosa che mettiamo nel prep. Ricordate che io nella bottiglia passo con salvietta, se avete la boccetta passate con il suo pennellino. Perché cosa serve nel prep? Per eliminare grasso e acqua dalle unghie. Non elimina per sempre, elimina solo in quel momento quando dobbiamo applicare i prodotti e avere una superficie più aggrappante. Poi primer non acido. Fa funzione come lo scotch tra unghie e prodotto che mettiamo dopo. Occhio, si mette pochissimo, strizziamo un po' il pennellino, non tocchiamo la cuticola e facciamo un strato unico, non mettere un strato sull'altro strato, non dovete mettere tanto, deve essere pochissimo, e su tutta la superficie aspettiamo 30 secondi prima di proseguire. Occhio, non toccate più niente con le unghie. La base la uso come un preparatore. Prendo un po' con pennellino e stendo un strato sottilissimo su tutte le unghie. Passo molto attentamente nella zona cuticola per non toccarla. Per questo serve poco. Mi raccomando, un strato molto molto sottile. Come vedete, se massaggio con pennello sulle unghie per far aggrappare bene il prodotto alle unghie. Perché la uso come preparatore? Perché in questo caso la base elastica fa funzione come ammortizzatore tra unghie che è mobile mentre cresce e il prodotto rigido che mettiamo dopo. Così possiamo diminuire il caso di sollevamenti. In lampada per 60 secondi. Adesso devo stendere la base flessibile, fa una funzione di preparatore, può essere anche la base rubber per esempio, è importante che la base elastica è flessibile. Adesso vi faccio vedere come capire se la base è giusta. Stendiamo un strato sottile sul foglio di plastica e mettiamo in lampada per 30 secondi. E la prendo e schiaccio, vedete che si piega e non si rompe, significa che va benissimo come un strato preparativo per la ricostruzione. Adesso scegliamo la misura giusta delle formine. Non la provo in modo tradizionale come di solito si usano le dual forms, ma metto a metà unghia. Come capire se la formina è giusta? Deve coprire bene i laterali. E quando alzate un po' la formina per qualche millimetro dalla punta, diciamo ad angolo, i laterali restano coperti. E questa formina è perfetta. Se prendiamo per esempio la misura più piccola, vedete quel millimetro, anche può essere mezzo millimetro, che non copre la formina, quindi che non arriva alla pelle, che plastica nella formina, diciamo così, non arriva proprio dove finisce il laterale la vostra unghia naturale, non va bene, non sottovalutate se c'è anche un minimo scoperto, perché poi la formina pure si alzerà quando mettete l'acrigel dentro. Invece se la formina è grande vi rendete conto che va sulla pelle ed è troppo larga. Verso un po' di liquido nel bicchierino. Prendo una pallina di acrigel, guardate che prendo poco, non esagerate con quantità. Metto nella formina. Emergiamo il pennello in liquido, lo tamponiamo sulla carta e cominciamo a stendere. Ogni volta che sentite che acrigel si stende con la fatica e si appiccica sul pennello, dovete fare questa cosa. Importante anche tamponare un po' il pennello, non deve essere inzuppato. Faccio un strato uniforme e è importante di non avere il prodotto da una parte di più e ad altre di meno.
Faccio di questa lunghezza più o meno alla seconda striscia di forma rotonda. Sfumo ai lati e alla parte superiore, ma non deve mancare il prodotto là. Deve essere solo sfumato. Invece nella punta dovete lasciare un po' di spessore, 1 mm circa. Il prodotto stesso deve ripetere la curva più o meno della formina avendo al centro di più e i lati di meno. Come posizionarla sull'unghia? Prendiamo la formina con una presa sicura, ricordate di trovare sempre appoggio delle mani e dita. Appoggio la parte superiore della formina sull'unghia. Cercate di farla in modo simmetrico. E da sopra andiamo giù fino al punto che i laterali della formina combaciano con i laterali delle unghie naturali. Non schiacciate oltre, se no il prodotto fuoriesce. Dovete vedere Acrygel che copre le vostre unghie naturali. Non dovete vedere le bolle d'aria sotto la formina, se si creano le bolle facilmente può darsi che avete messo poco Acrygel. Controllate se la formina sta dritta. Controlliamo da sotto se è uscito un po' di Acrygel, sistemiamolo con il pennello umidito di liquido e senza pressione, mi raccomando per non smontare la formina. Andiamo a polimerizzare per 60 secondi. Faccio indici che tende a crescere in giù, è tipo di unghie che sono troppo curvate o grifotiche. Io ho tutti e due indici così. Quindi per alzarlo dobbiamo mettere nella formina un po' di più il prodotto. La stendo sempre in modo uniforme, ma strato sarà più spesso. E ricordate di sfumare i lati nella parte superiore. Come prima attacco al centro. Ricordate di farlo simmetrico. Schiaccia un po', ma non esagerate e non schiacciate sulla punta. Come prodotto era di più un po', si uscirà ai lati e copre i nostri laterali, ma la punta rimane in su. Guardate sotto, nemmeno serve sistemare perché è perfetto. Controllo sempre se è dritto. E vado in lampada per 60 secondi. Ecco che sono tutti fatti, adesso dobbiamo limare scalino, dare la forma, diminuire il spessore dove serve e poi andare in secondo passaggio. Faccio la forma rotonda, che la stesura di prima già mi aiuta, la forma più o meno fatta. La forma deve uscire dai punti di crescita delle unghie naturali, da un lato, andare dritto e poi fare la curva. E finire in modo dritto ad altro punto di crescita. Togliamo il scalino, lo appiattiamo. Uso la grana di 180. Controllo anche se devo diminuire il spessore ai lati. Metto il dito così e guardo e vedo che posso ancora limare ai lati per fare le unghie meno larghe. Quindi limo al lato, così. E ad altro pure. Poi sfumo il passaggio da lato al centro. Sono tutti limati. Pulite bene le unghie dalla polvere o con una salvietta e cleanser o alcol. È importante che sono ben puliti, che non rimangano le tracce di polvere. Potete pulire, pure lavarli, asciugarli bene e ripassare o nel prep o con salvietta con cleanser. Guardate, qua mi è capitato che mi manca la curva. È esagerato forse in limatura o era troppo sottile il prodotto. E vedete d'altra parte è giusto. Adesso vi faccio vedere come correggere e come fare il secondo passaggio di bombatura. Riprendiamo Acrygel, una piccola pallina, la metto al centro.
con il pennellino sempre inumidito di liquido schiaccio e la trascina un po' ad un lato e ad altro. Comincia a sfumare verso la cuticola e lascia sempre 1 mm di spazio dalla pelle. Il prodotto non deve toccare la pelle. Quindi sfumo in giro a cuticola tutta da un lato ad altro. E quindi il prodotto deve essere più o meno come un angolo, così. E adesso sfumo verso la punta, lasciando un piccolo rialzo al centro. Quindi al centro il prodotto deve essere di più. Qua ricordate della curva mancante. Tiro un po' di prodotto verso questa parte e lo tiro come se fuori dalla punta, diciamo, in aria. E lo sistemo tra sopra e sotto per non farlo andare in giù. Ripasso tutta la superficie lasciandola con il pennello inumidito, così avremo meno da limare. Andiamo a polimerizzare come sempre a 60 secondi. Vi faccio vedere anche indici, sfumate bene nella zona cuticola e lasciate piccolo spazio dalla cuticola, che questa cosa vi aiuterà tanto in rimatura. Tolgo la dispersione con cleanser o l'alcol. Io faccio un piccolo ritocco con la lima, ma sono già quasi perfetti. Limo maggior parte sulla punta per non averla pesante, grana 180. Vedete come la punta non deve essere sottilissima, più o meno come una carta di credito. Vedete un piccolo rialzo nella cuticola e poi la struttura scende verso la punta. Quando sono tutti limati, passo la superficie con buffer e prima di usarlo lo preparo per non tagliare la pelle con angoli. Li limo con la lima tutti gli angoli, così il bordo diventa più morbido. La stessa cosa possiamo fare con la lima nuova, così siete sicuri che non vi fate male. Passo con buffer mattoncino su tutte le unghie. Serve solo con Acrygel perché Acrygel ha la grana non liscia come gel. Se limiamo solo con la lima rimane superficie un po' ruvida, tipo che si vedrà il graffio della lima, i piccoli puntini della grana di Acrygel. Quindi per avere la superficie perfetta la liscio con buffer.
E con piccolo allungamento fatto a sono leggeri, non spessi ma resistenti. Adesso potete mettere qualsiasi colore nell'art o lasciarle semplicemente così mettendo solo il top. Spero che questo video vi sarà molto utile perché ho messo tutta me stessa per realizzarlo, per spiegare tutto al modo molto più semplice, adatto, diciamo, a tutti. E ci voleva più o meno un mesetto per crearlo, quindi spero che lo apprezzate. Se avete qualsiasi domanda, scrivetemi in commenti o andate sul mio Instagram. Io, come sempre, in questo punto vi saluto e noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao!